Dopo il delitto Matteotti, Croce capì che il fascismo, regime di violenza, avrebbe condotto il paese alla rovina e si schierò contro di esso e indusse i suoi amici ad assumere analogo atteggiamento, arrivando sino a rompere le relazioni personali col Gentile, suo antico collaboratore, che invece s'era convertito al fascismo. D'accordo con Giovanni Amendola, Roberto Bracco, Francesco Ruffini, Croce si rese promotore, nel maggio del 1925, d'un manifesto degli intellettuali antifascisti, in risposta ad analogo manifesto promosso dal Gentile di intellettuali fascisti. In conseguenza della pubblicazione del manifesto, che ebbe centinaia di firme di adesione, la casa del filosofo fu nottetempo invasa dai fascisti, che recarono qualche danno all'anticamera. Ma poi, spaventati dalle grida e proteste dei familiari, e forse essi stessi in qualche modo consapevoli di profanare un luogo sacro, si dettero alla fuga. Ma l'antifascismo di Croce non si limitava a questo. Durante gli anni del regime, la casa di Croce fu il centro morale dell'opposizione. Vi furono accolti tutti quelli che non s'erano piegati al fascismo, incoraggiati e aiutati, talvolta anche materialmente. Che Croce fosse il capo riconosciuto di tutti quelli che allora in Italia non si piegavano al fascismo, si può dedurre da ogni sorta di testimonianza, fra le quali ci piace ricordare la testimonianza dell'ex regina d'Italia Maria José di Savoia, che, venuta sposa dell'allora principe ereditario, sollecitò un incontro con lui, che avvenne in effetti a Pompei tramite Vittorio Spinazzola, sovrintendente agli scavi. La principessa cominciò col dirmi che suo padre, alla sua partenza per l'Italia, le aveva dato quasi vademecum una copia della mia storia d'Italia nella traduzione francese, e la cavò dalla borsetta e me la mostrò e volle che io aggiungessi un mio autografo, e si fece esporre a lungo da me le condizioni degli animi in Italia.